Hola luchadores ed illustrissimi illustratori di illustrini illustrati, ben ritrovati dal vostro Silver e dal Silverius. Abbiamo conquistato nel fantastico video scorso il video più bello in assoluto del canale, il famoso amuleto di Gauldur, e siamo tutti contenti, ce l'abbiamo fatta, una boss fight epica che non mi ricordavo strutturata così e mi è piaciuta veramente tantissimo. E niente, perché non sono uscito da questo luogo per andare a sbrigare un po' tutte le faccende di casa? Perché uscendo dall'arena dove c'è stata la boss fight ho provveduto innanzitutto a ripulire tutti i cadaverini di questi tizi qua morti, i Dragur, perché giustamente loro sono colmi di compensi, ecco, questo me l'ero dimenticato per quello che sono tornato indietro. Tutti avevano monete, archi e roba che possiamo vendere tranquillamente, cosa che andremo a fare tra poco. L'avrei fatto a cacchi miei se non fosse che uscendo ho scoperto che quella roccia che avevo stabilito fosse un passaggio segreto si è rivelato essere un passaggio segreto. Quindi abbiamo un antro dove ho raccolto gli item che c'erano a terra, che erano tutte armi, scrause e un elmo figo, niente di trascendentale. E poi c'è il baule da aprire, quindi ragazzuoli, si apre il baule, ho aspettato voi, vogliatemi bene. Figo, però è armatura pesante, ci fa perdere il bonus, però che bello, mio, assolutamente mio. Guanti d'ebano, perfetto, roba che si vende bene. Bastone della fresenia, buona. Corazza piastre che pesa un botto, non ci stiamo per un pelo, mi sa. Non ci stiamo per un pelo. Vediamo un po', lasciamo un'ascia nord che vale pochissimo. Lascia, perfetto. Mi piace quando lei lascia. Ok, possiamo uscire e andare a vendere. E finalmente ritornare sui nostri, fra virgolette, passi. Abbandonare gli artigli che non ci servono più e tornare appunto alle missioni della Confraternita Oscura. E questa è cosa buona e giusta. Resta da stabilire se sia più buona o più giusta. Però, vabbè, tanto che decidete, se mi passate due patatine e una birretta, io sono contento. Aspetto volentieri il vostro giudizio. Là, avevo dimenticato un funghetto, visto che eravamo in tema di aperitivi, eh? Ah no, ok, devo solo un anfratto in prospettiva. Chissà se si può, salendo, se si può cascare nel buco. Un po' come quando succede quando c'è il gabinetto un po' largo, no? Che fai... Ecco, uguale. È una sensazione di quelle un po' umidice. E niente, praticamente adesso andiamo a Whiterun, che è il posto dove di solito andiamo a vendere la roba, sperando che i negozianti abbiano rimpinguato le loro casse, che come sapete deve passare una notte, salvo che io perda un attimino di tempo. E di solito ultimamente perdere tempo ha portato fortuna, però non possiamo permetterci eventualmente di incontrare dei draghi. Vado a sprecare qualche secondo solo per andare a sbirciare quella cosa che mi sono chiesto prima, se c'è effettivamente un buco da cui entra l'acqua. Salve, questi in dov'hanno? Con chi ce l'ha? Io non mi schiererei fossi il loro. Io sono un imperiale, quindi dovrei... C'è nessuno ora. Vi siete messi d'accordo? Salve, sono un imperiale anch'io, salve. So che me ne sono fregato altamente. Queste già sono cose più interessantine. Il baule lo possiamo aprire? Sì, non ci dice niente nessuno a quanto pare. Vediamo se troviamo un tomo, un qualsivoglia tomo che non stiamo trovando più da nessuna parte. Ok, tutto questo torna poi buono. Fantastico, vi voglio bene quando elargite item. Queste cose mi rendono sempre felice. Ma che bello aver trovato... Vedi? Io lascio altre armi di queste inutili. Guarda, nel dubbio lascio pure queste, perché le cose che hanno loro sono ben più interessanti, tipo il bastone vale più soldini. No, non c'è nessuno che mi rivolga la parola. Perché questo se la dorme? Boh, meglio non interferire con loro. Eccolo qua! Il colpo mortale di Abernanit.
con le spiegazioni del saggio Geocrates Varnus. Geocrates, quale piacere, prendi e vai fuori dalle balle. Non stiamo a divulgare cose che poi in posti si rinnevano. Ecco. Bene, prendiamo anche questi soldini, andiamo a sbirciare appunto se troviamo il buco, quel famoso tugurio da cui uscivano le uova. Io guardo sempre che non vi siano radici di Nirn disseminati in ogni dove, e questo salire può anche portare beneficio a livello appunto di scoperta luoghi, eh. Andiamo un attimino così, in scioltezza, che alle volte nei fiumiciattoli arenati così si trovano anche i bauli più insensati, con dentro degli item più interessanti e cacciati nei posti più perpendicolari che vi possiate immaginare. E poi il silver rimane anche incagliato fra le rocce, come avete visto fare. Sono cose belle, cose belle che potete andare a raccontare ai nipotini altrui magari, ecco, in modo che non vengano poi a cercarmi per deridermi e canzonarmi, perché già voi siete brutte persone, ecco, c'è anche infierite, siete peggio. Allora, io posso sempre prendermela con chiunque. Se io faccio tipo un tuffo carpiato dove non c'è il fiume, mi spacco male? Dite di sì. Sto sentendo rumori come di scheletri gnao. Però non recepisco roba e cose in posti. Niente, proviamo a scollinare un secondino da lì, perché io vedo posti che si palesano sulla mappa ma che in realtà non portano a nulla. Quindi sarei anche curioso di vedere se prima o dopo si arriva da qualche parte. Dove ci conduce questa miserrima strada? Perché roba se ne vede anche di là, ce n'è. Là c'è palesemente una, esattamente dove ho il mirino, lì in parte, vedete, c'è una puntina che sembra essere una cosa interessante. Ma come sempre esiste un solo modo per scoprirlo. Allora, beh, il mio obiettivo primario ora è sbloccare ancora cos'è sto rumore? Sembravano rane. Oh, guarda. È un po' difficile da gestire perché la corrente ti trascina via intanto che ti concentri sull'item da raccattare. No, no, ragazzi, dai. Non caccate la minchia. Dai, che poi mi costringete a essere violento. Allora, andiamo. Ok, tanto quello arriva, equipaggiamo lo scudurello, e adesso, dai, vieni qua. Ecco, vi ricordo che i banditi saccheggiatori sono ben più tostarelli e impegnativo. Oh, ma sei pazzo? Potresti farmi del male. Bellissimo. Bellissimo. Combattimenti utili, atti a livellare e a farmi rischiare la morte. È bello quando evochi gli Atronach e quelli si fanno i cazzacci loro in una maniera veramente vergognosa e non ti aiutano mai, non ti aiutano mai. E niente, devo sprecare una pozione di ripristino salute e anche tre, va. Riesci magari, signor Atronach, a portare a segno un cazzarola di colpo? Grazie, no, ma con comodo. Bello, bello. Adoro sempre questi item più unici che rari. Abbastanza rari, ma abbastanza unici. Da qui il nome, item. Ok. Vediamo un po', grimaldello, oro, vabbè, niente di troppo per la quale. Roba interessantina, è una zona proprio rigogliosa di briganti, eh. C'è molta gente dedita al brigantaggio. Io ne avrei di basta, vabbè, siamo in un gioco d'avventura, quindi... Ci sta che arrivano anche gli orsi coccolosi che vengono a farci le coccole per fare la nanna insieme. Sono tipo gli orsetti del cuore, ma il cuore a brandelli. Grazie. Santa Petunia! Ma vuoi farmi notare il dettaglio anche abbastanza rilevante
che non ho più la carica nell'oggetto, perché vedo che la spada, la lama non si illumina più, mi sono dimenticato di ricaricarlo, perché mi pare di ricordare che sia la bruciaculi rimasta senza carica. Esatto. Allora, là, perfetto. Ora va molto molto meglio, siamo tutti più sereni. Oh, che bello, della capra, peccato che non produca formaggi di capre, sennò compriremmo capre morte per farle ritornare in vita e fare dei demoni capra e giocare a Dark Souls. Ecco, spiegata. Vi ho spiegato anche la lore del demone capra, se volete di più. Ok, questo l'abbiamo sbloccato. Lì ho visto esserci quel cucugnao, ma è raggiungibile da qui? Parrebbe di sì. Bene. Attenzione, no, vena di ferro non è nelle nostre priorità quando abbiamo i saccoccini pieni. Ecco, questo è un altro di quei luoghi di cui non ho un grandissimo ricordo. Spero non sia... è ancora una cosa nanica. Tana di Richwind. Ok, perfetto. Ma quanti bei posti. Avremo una marea ancora da visitare, giustamente. Io posso solo che essere felice, eh. Andiamo a Picco Grullo qui e poi trasliamo, che ora si è fatta una certa e non voglio fare una roba tipo guida turistica che vi meno in giro il torrone per tutta la puntata, per tutto l'episodio, ma voglio sperimentare nuovi luoghi e dobbiamo portare avanti la quest della Madre Notte. Devo nascondermi nella cassa da morto. Allora, perfetto, se noi vi arriviamo da sopra senza morire cadendo. Caverna di Richcliffe, perfetto, guarda lì, quanta bella roba che abbiamo già sbloccato, tante belle cose da andare poi a raccattare e andare a raccontare in giro di averle fatte, quelle cose di cui ti bulli, no? No, mannaggia, volevo solo raccogliere funghetti io. Porca galera, mi tocca uscire e perdere secondi preziosi della mia vita. Non c'è gente morta qui, no. Vabbè, perfetto. Potevo addentrarmi, ma prima o poi lo faremo. Allora, tanto ecco, vi dicevo giusto appunto che abbiamo anche cercato di spendere qualche ora in modo che si possano trovare ripristinate anche le casse dei negozi che dobbiamo andare a svuotare. Cos'è? Ah, era un orso culo, perché era visto da terra, quindi era un fantastico orso culo. Benissimo. Là, che bello, la malattia dello spaccamento di ossa, che fra l'altro è nota anche come spaccamento di maroni, perché ecco. Allora, usiamola dato che ce l'abbiamo. Visto che tanto ci... no, beh, tanto andiamo appunto, torniamo a casa e ci faremo curare là. Facciamo così, dato che saremo poi di ritorno gioioso. Sì, ci curiamo direttamente lì e buonanotte al secchio. Facciamo molto molto prima. E questo dovrebbe anche darci e conferirci gioia, contentezza e magari anche un lautopasto pronto a casa. Così ci portiamo la focaccella in tasca. Alla faccia di Banderas. Sempre grido, logicamente, di Ciapali e Ciccia. Allora, vediamo un po'. Innanzitutto, Delfin è rimasta qui. Perfetto. Quindi, hai bisogno di qualcosa? Sì, seguimi. No, non mi devi coprire le spalle, mi devi seguire, è diverso. Vieni. Allora, me li porto dietro perché stavo riflettendo oggi fra me e me. Che sti due simpatici tizi sono portati a combattere. Essendo loro portati a combattere, se dovessero arrivare ancora vampiri, grattachiappe e robe simili, ecco, loro si metterebbero a smanazzarla allegramente. Con il rischio magari che mi muoiano e mi compromettano avanzamenti. Ciao, strapagnona, quanto mi manchi. Allora, bravo, se poi te ne penti. Ok. Quanto è più yeah quando le malattie sono curate. E insomma, piazzandoli qui nella piazzetta del villaggio, possono tranquillamente dormire sonni tranquilli. No, non lo sto cercando. E Nasir? Tuo marito Nasir?
Fammi sapere se vedi qualcosa che ti piace. C'è chi la chiama spazzatura, ma io penso. Sarebbe il tipo quello della confraternita. Wow. Vedo che i soldini ti si sono rimpinguati, quindi troveremo altri grimaldelli. Più o meno gli item sono quelli. Poi quando si sblocca determinata roba la si trova anche più facilmente. Quindi ciccia, avremo facilitazioni. Allora, quelli ce li salviamo. Grimaldelli ne abbiamo più di 200, quindi bella lì. Allora, questo lo possiamo vendere. Ora possiamo vendere anche questo. Perfetto. Questo lo possiamo vendere perché già ce l'abbiamo. Allora, diamoci da fare a svuotarci questo perché dobbiamo rimpinguarci con le altre. Alla fine non so neanche cosa, perché vorrei usarle tutte e poi finisco con non usarle nessuna. Alla fine in realtà potrei liberarmi di questo perché ci rende più vulnerabili. No, mi libero di questo. E poi, non è... No, mi libero di questo tanto per fare posto. Allora, vediamo un po'. Con l'ana del ringiovanimento potremmo venderla, però vendiamo prima questo. Vendiamo anche questo e poi basta perché sei un poveraccio. Ciao. Torno. No, non torno perché non c'hai più i soldi. Barbuncello, via. Tua mamma ti ha chiamato Bellator solo perché brutta Thor suonava male. Molto male. Ho merci per tutti i gusti. Benissimo. A tua disposizione per qualsiasi... Hai un aspetto... Vorrei della cotenna di maiale al pistacchio, grazie. Niente, non se ne parla. Allora, compriamo. Bella questa. Compriamo. Anche lei ha ampliato il parco macchine qua, che è una festa, eh. Allora, compriamo questa. E... No. Non ha più le pozioni di cura normale. Ah no, ecco. No, cura malattie. Oh, porca galera. Non ha più le pozioni di cura normale perché c'è solo quelle fighe. Wow. Allora, questa è buona, ma no, non la userò mai praticamente. Questa potrebbe tornarmi utile, questa potrebbe tornarmi molto utile. Questa non la userò praticamente mai, perché al momento di usarla poi me le dimentico. So che sono utili, ma me le dimentico sempre. Ah, questa alla fine ce l'abbiamo. Però solo per 60 secondi e 20%, quindi non ci interessa. È solo peso inutile. Questo ci interessa, questo ci può interessare. Non ci interessa. Non ci interessa mai praticamente. Ok, là. Guarda che bello, tutta roba che pesa e basta. Va bene così, anche se hai ancora soldi va bene così. Se ti serve un rimedio. Ho notato solo ora che c'è un piano di sopra, quindi... Perdona, hai è per caso qui che si trova... No, c'ho proprio la cagarella, è un altro discorso. Sto attraversando un brutto momento. Ah no, ok. Sì, esci di lì. Anche questa casa ha un simbolo. Bene. Dovremo prima o poi dedicarci a portare avanti appunto anche le missioni del Ratui, ragazzi. Perfetto, bravissimi tutti fabbri. Yeah, siete i numeri uno. Andiamo dalla giovincella qui. Dalla spapparella qui a... Che non c'è ultimamente, diciamo che impicca parecchio al lavoro, no? Perfetto. Spade, elmi, un po' di tutto per soddisfare. Non mettevo in dubbio, hai anche una pettinatura fantastica, veramente sembri Mazzoli. Allora, abbiamo detto che possiamo venderti questa, che a noi pesa un casino. Le frecce arrugginite te le lascio perché più che il tetano non fan venire. E il tetano ai non morti, sinceramente, procura poco nocumento. Tutto sbatti inutile. L'elmo elfico, vabbè, abbiamo già quello fichissimo, quindi... Allora, non so cosa sto dicendo, come sempre. Allora, abbiamo detto 4,44. 14,56 e con aumento di difesa della magia.
Potrei rifilarlo a eventuali alleati. Ci penserò. Piacere è tutto tuo, ragazzo. Vai tranquillo. Mi stai sulle balle come l'orso Balù, giusto appunto. Allora, come detto, le basi della forgiatura, ragazzuoli, me le sbrigherò a fattacci miei, in modo che non vi tedierò per delle ore, perché non si apre la porta, me la sbrigherò per delle ore, fra virgolette, a creare pugnali e robe inutili da vendere, in modo da aumentare i punti di forgiatura. Per quale motivo abbiamo degli animali domestici non domestici? Guarda, papà, ho un nuovo amico. Posso tenerlo? Ti prego. Ti voglio bene, grazie. Anch'io. Ti chiamerò. Oggi al parco ho giocato con Lucia. Non te l'ho chiesto. Allora, depositiamo un po' tutto sto ciarpame. Vediamo se... Mi sembra che le ho prese tutte, le pozioni di cura. Fra l'altro mi dovrò anche sbattere un attimino a rifarne. Parare, tiro, fortifica, salute, veleno, magica, rigenera salute. No. Ristoro, no, devo proprio mettermi a farle, e dovrò fare qualcosina off screen per sbrigarmi. Allora, che bello, abbiamo animali da guardia, una bambina armata, siamo proprio i signori del mondo. Allora, devo lasciare, posso lasciare questo non è ancora oggetti di missione, questo lo posso lasciare. Ok, queste le possiamo tranquillamente. Minchia, 1610. Mi ero dimenticato che valesse così tanto. Magari la salviamo, che magari possiamo anche disincantarle. Benissimo, cammini sulle panchine. La volpe no, non è cattiva. Dice sempre a me e a Lars che cosa fare. Non voglio più riavere l'artiglio e abbiamo guadagnato. Dammi i soldi, signora, i picci. Ecco, imparate a farvi pagare dalle donne. La spazzatura, ma io preferisco chiamarli tesori. Va bene, brava tesoro, brava. Allora, vediamo un po' se anche lei vende dei grimaldelli, perché con la facilità con cui li scasso... Però aspetta, sappiamo che può tornarci utile, ne vende 3. Ottimo. Allora, possiamo venderti il bastone della frenesia, sì. Possiamo venderti quello delle fiamme, sì. E possiamo una freccia nanica, mi raccomando, abbiamo una freccia nanica, bellissimo tutto ciò. Allora, 271, tu i soldi non ce li hai, però ce li possiamo procurare appunto prendendo una gemma dell'anima, che effettivamente pagata un po' caruccia, però vabbè. Allora, vendiamo queste, no. Alla fine sì, perché tanto per 10 minuti che me ne faccio? Vendine due, che so soldi e cosa. Cibo, abbiamo un sacco di farina, 7 sacchi di farina. Ma sì, dai, vendi 7 sacchi di farina a tua moglie e poi basta. Non abbiamo nient'altro di vendibile, perfetto. Addio. Ah, scusa, no, addio un cazzo. Assaggia questo, dammi del cibo, grazie, che torna sempre buono. Bene. White Run è una città adorabile. Meravigliosa, immagino, stupenda. Sì. Perfetto. Io intanto lascio parlare, perché tanto ciccia. Allora, artiglio d'avorio. Là. Questo non lo possiamo ancora mollare. Non vedo l'ora di scoprire dove minchiazza vada parcheggiata. E niente, abbiamo già abbandonato tutto, figatissima. Adesso scendiamo gioiosamente al piano di sotto. Tanto la bambina va a sgozzare i pupazzi, che è una cosa, un'attività molto divertente per questi bambini che vogliono un po' sfogare le loro ire funeste. Va bene, non gli stiamo simpatici dal principio, quindi non fatevi problemi. Allora, andiamo. Ah, raga, non famo scherzi, eh. Non famo scherzi.
ho disattivato la missione o tutto quello che è passato troppo tempo? Ah no, ok, no, aveva disattivato la missione, perfetto. Mi ero cagato per un attimo che fosse successo qualcosa che aveva sminchiato la missione. Sarebbe stato gravicello, gravicello. Perfetto, trasliamo verso il santuario. E vediamo un pochino come saremo belli chiusi nella casa. Ho ricordi confusi, Ho ricordi confusi su questa missione, sulla dinamica estetica della cosa. Però ricordo che era bellissima. Niente, quiete e pace. Insetti e animali, perfetto. Zitti zitti, Tommy Tommy, cacchi cacchi. Ecco, sarebbe bellissimo poter traslare direttamente nei luoghi, perché tanto puoi teletrasportarti, perché se l'è aperto è un tocco di realismo scomodo, ti fa fare uno di questi mini caricamenti in più. Fra l'altro sono curioso di vedere la versione per Switch che uscirà quest'autunno, per rendermi conto di come saranno i caricamenti su cartuccia. Così. Allora, andiamo a nascondifotterci nella cassa da morto. Madre de Dios. Andiamo un pochino, Oh, funghetto. Oh, funghetto. Abbiamo un posto pieno di funghi. Ero convinto di averli raccattati tutti, ma evidentemente no. Scusa, vuoi che mi nasconda? Ah no, aspetta. Forse ricordo giusto. Visto che Cicero arriverà dal lato opposto, alla fine ho fatto affidamento. Devo entrare dalla parte di qua. Vedi che ricordavo giusto? Fantastico. E se non ricordo male, ci sarà anche una scelta da fare nel bel mezzo appunto dell'attesa. Questa che cacchio è? Collana d'oro, vabbè. Prendiamo roba, che male non fa. Visto che i nostri compari dubito ci denunzino. Anzi, visto che l'abbiamo preso e poi ce ne dimentichiamo e finiamo col venderlo. No, non sblocca missioni. Perfetto, allora potevamo lasciarlo tranquillamente dov'era. Ah, va scassinato anche questo. Giustamente perché bussare pareva brutto, no? Ciao mamma! Bella lì! Ti vedo in formissima. Adesso stiamo zitti un attimino, Siamo soli. Sì. Sì. Soli. Dolce solitudine. Nessuno ci sentirà. O ci disturberà. Andrà tutto secondo i piani. Gli altri... ho parlato con loro. E stanno arrivando, lo so. Ah. Lo stregone Festus Crex. Forse anche l'argoniano. Sì. E il non infante. E il non infante? E tu? Hai parlato con qualcuno? No? No. Sono tutti d'accordo? Sono io che parlo, bracco, vedo e dico. E tu che fai? Niente! Non che io mi arrabbi. No, mai. Cicero capisce. Sì. Cicero capisce sempre. Meno male. E obbedisce. Parlerai quando sarai pronta, vero? Posso vero? Rispondergli io? Oh, dolce madre. Io ve l'ho detto, no, che adoro Cicero. Povero Cicero, caro Cicero, un così umile servitore, ma mai potrà sentire la mia voce, poiché egli non è uditore. Ah, siamo...
Ma come posso difenderti? Come posso fare la tua volontà? Siamo tutti noi, eh? Sangue di drago, prescelti, elettricisti, uditori. Nessuno. Ma io parlerò. Parlerò con te. Poiché tu sei il prescelto. Ewiwa! Che culo! Sì, tu. Tu che condividi la mia tomba. Che riscaldi le mie antiche ossa. Ti affido un compito. Tipo Milfona? Raggiungi Volord. Parla con Amand Mautier. Amand Mautier. Il povero Cicero ha fallito. Già. Il povero Cicero è affranto, dolce madre. Guarda, se compravi un francobollo eri affrancato. Ma non riesco a trovare l'uditore. Cicero deve sapere che il momento è giunto. Sì. Deve sentire le parole che ha aspettato per tutti questi anni. L'oscurità cala quando muore il silenzio. Figata! Tradimento. No, tradimento. Profanazione, blasfemia. Ma che? Hai profanato la sacra bara della madre. Sì, ci ho dato anche dei colpetti che te non te li immagini. Parla verme. Lei? Sarà contentissimo. Tradimento, inganno e falsità. Tu menti. La madre notte parla solo all'uditore. E non c'è nessun uditore. Detto questo? Sì. Ha detto quelle parole. E poi ha ordinato una pizza con i quattro formaggi? L'oscurità cala quando muore il silenzio. Le parole del legame sono quelle scritte nei tomi della custodia. Sì. Perché io capissi. Bene, c'è un genio. L'unico modo in cui la madre parla al dolce Cicero. Oh, al dolcissimo allora, Cicero. È vero. Tornata. Sì, yuhu! La signora è tornata! Che bello vederlo ballicchiare! L'uditore. Sì! Ha scelto te! Tirami l'udito! Gloria all'uditore! Evviva! Persitis, finiamola qui! Basta cosa? Così, pazzo! Il tuo piano è andato in fumo! Stai bene? Fumo del frastuono. Fumo de coso. Chi stava parlando, Cicero? Con me. È il complice. Fatti vedere, traditore. Io ho parlato solo con la madre notte. Ho parlato solo con la madre notte. Tra l'altro, possiamo perquisirne il quadrato. Oh, no. Scusa, che c'ha le sue vergogne. Con l'uditore. Cosa? L'uditore? Sì. Che stai blaterando? Ciao, cos'è sono io. Questa pazzia. Niente, che. Madrenotte, guardalo come ballicchia, è fantastico. L'uditore è stato scelto. Yeah! Quando ho sentito urlare Cicero, ho capito che eri stato scoperto. Esatto, Moseca. Stai bene? Sto benissimo. Allora che sta succedendo in nome di Sitis? Sapessi. Cicero ha parlato con la Madrenotte, ma lei ha parlato con te? Sì. È un altro degli sproloqui del pazzo? No. Cosa? Quindi Cicero non stava parlando con nessun altro? No. Solo con il corpo della Madre Notte? Sì. Quindi la Madre Notte, che stando a tutto ciò che sappiamo si rivolgerà solo a colui che verrà prescelto come uditore, sì, avrebbe appena parlato. Sì. Proprio ora. Sì. A te? Sì. Persitis. E cosa ha detto? Minchiozzo! Ah no, devo parlare con un certo Amand Mautier. Amand Mautier? Sì. Non ho idea di chi sia. Nemmeno io. Ma Volurud ne ho sentito parlare e so dove si trova. Ok. No, ascolta. Sì. Non so cosa stia succedendo qui, ma tu prendi ordini da me. Siamo intesi? Va bene. La Madre Notte ti avrà anche parlato, ma il capo di questa famiglia sono ancora io.
La giusto. Mia autorità non verrà scavalcata così facilmente. Va bene. Io ho bisogno di tempo per riflettere sulla situazione. Va bene, vai tranquilla. Va a lavorare per Nasir. Ti cercherò quando sarò pronta ad approfondire l'argomento. Va bene. Vuoi che bombi anche la moglie di Nasir per consolarla della sua assenza? Sta succedendo tutto troppo in fretta. Sì, sì, vado veramente. Mi serve tempo per... Vado. Vai tranquilla, sorella, che vado. Allora, il nasuto Nasir sarà sempre in cucina. Oh. Ancora qui? Qual è il problema? Andiamo. Possiamo permettercele ora, sì. Yeah. E a preservare la tua agilità. Grandissimo. Perfetto. Guarda lì che bello. Qual gioia ci conferisce tutto ciò? Posto fatto, finito. Ah, mancano ancora soldi. Voi soldi, voi soldi. Va bene. Tempismo perfetto. A quanto pare ho ricevuto due nuovi contratti. Uno è un incarico piuttosto semplice. Benissimo. Però è un po' più impegnativo. Va bene, non è un problema. Non abbiamo paura di niente, schifo di nessuno. Un orco chiamato Lurbuk. Bene. L'altro è un vampiro di nome Ern. Buona caccia. Grazie. Piace perché mi dai tante informazioni di tuo sponte. Senza ombra di dubbio il bardo peggiore di Skyrim. A quanto pare sono in molti a volerlo morto. Bene. Astrid ha dovuto Ok. È un vampiro che ama confondersi tra gli umani. Non si allontana mai dalla sua compagna. Ern. Anche lei è una vampira. Bene, il quindi questa è sarà per il maschio. Ern. Novità. Ma probabilmente dovrai vedertela anche con la femmina. Va bene. L'amor di Sitis sta in guardia. Ok, va bene, io provvedo. Allora adesso cominciamo dall'orco, perché poi mi sa che l'altra quest, quella più impegnativa, sarà anche più lunghina. Quindi cominciamo subito da quella più breve. Voglio una porta così in casa. Qualcuno dica alla Cristilla che voglio una porta così in casa, perché se glielo chiedo io me la lascia fare subito, quindi non avrei neanche la soddisfazione del patimento. E invece se glielo chiedete voi magari cincischia e gigioneggia un po', così sarà più una conquista qualora e siccome. Allora devo ricordarmi giustamente che adesso devo anche attivare le missioni, se no non partono. Il fatto di avere due menu diversi è una meraviglia. Allora perfetto, andiamo con ordine, è di qua, però non sappiamo quanto distantemente. Ok, la Mortal, perfetto. Mortal Kombat ci sarà in questo momento. Bella questa, bella, fantastica. Adesso metto il piattino delle offerte, mi dovete lanciare monete e verdura a scelta. Che visto quanto costa la verdura, mi sa che vi conviene di più tirarmi monete. Però... Allora, qua dovrei essere anche ricercato, se non ricordo male, o qualcosa del genere. Cerchiamo di evitare un po' i contatti umani. Faccio finta di raccogliere fiori e poi li raccolgo anche veramente. Sono un genio del male. Qua continuano a rispuntare tutte ste campanule mortali a bizzeffe. Ok. Allora, cerchiamo di capire un po' se sta in una taverna. Nella Bat-taverna. Locanda, perfetto. Cerchiamo di identificarlo. Sarà sicuramente un bel essere promiscuo. Salve, dimmi che vivi qua. Sei già in fila per assistere alla mia prossima rappresentazione. Va bene, che ne dici di questa? Le ombre incalzano e i fantasmi avanzano. Oh Gesù. Un uomo si è spaventato. E i demoni hanno osato. Sta improvvisando, spero. Hanno portato in vita. Bellissima, lo so. Considerala un dono. Grazie. Prossima volta ti pago 5 euro se la smetti. Ho voglia di cantare. Sì, canta. Ti va di unirti a me? No, decisamente no.
conosco i miei limiti, grazie. Allora, 7, 10, 9, 9, 9, 10. Facciamo 10, così andiamo sul sicuro. Luna di notte potrebbe essere rintanato in qualche bugigattolo a fare della nanna e quindi rischieremo magari appunto di non avere troppi intoppi nel tentativo di seccafotterlo. Vediamo un pochino dove va a rintuzzarsi, lo seguiremo con... Va a scombinare le pentole, che è una cosa sempre meravigliosa. Vive qui. Benissimo, allora dobbiamo cercare di non fare troppo chiasso. Quindi tireremo a... Allora, aspetta. Dov'è? Dov'è? Lama drenante, grazie. E attenuazione. Che non serve una mazza, perché vabbè, stiamo praticamente per ciucciare scoiattoli, quindi... Là. Però andiamo con garbo, andiamo con garbo. Questo libro è interessante, no, Alvin è reale, perfetto. Vediamo che non ci dica niente, non lo borseggeremo, lo ripuliremo poi. Ok, danno per 6 è una figata, mi piace molto. Allora, perfetto e perfetto. Ok. Riponiamo questo nell'apposita vaschetta. Andiamo ancora di attenuazione doppia. Andiamo Tommy Tommy cacchi cacchi, che non ci nota nessuno. Shh, non mi avete visto mai. Mai. Aspetto che troviate un orco morto nel letto. Toh, guarda, una radice di Nirn. Giusto compenso per il duro lavoro. Ok, e anche magari delle uova di papera qui. Sì, yeah. Rubatori di uova di galline. Vi ricordo che è sconsigliabile ammazzare le galline in Skyrim. Perché c'è questa musica? Drago in arrivo? Sì. Avevo vagamente intuito. Con somma gioia. Allora, prepariamoci a tirare il nostro Atronach preferito, anche se in questo villaggio è un po' ostico combattere per via della sua disposizione acquifera. Ok, e bruciaculi, grazie, e abbiamo rallentatempo equipaggiato, perfetto, e mettiamo scintille. Allora, il drago dove sta? Lì. Ecco, tutti i posti dove potevi andare a cacare la minchia sul tetto di una casa, perfetto. Rendi tutto molto più facile. Poi cortesemente. Oh! Drago anziano! Quindi questo ammazza la gente che guarda i cantieri. No, non arriviamo fin là. Alterniamo un attimino cura per risparmiare pozioni. Signor drago, ecco, potrebbe cortesemente smetterla di andare sui tetti? Non è un gatto, è un drago. Il problema è che non segue noi, quindi non è detto che se noi ci spostiamo converrà equipaggiare arco e frecce. Se continua ad atterrare sui tetti delle case. Dai, fammi vedere che ti metti di buona volontà ad atterrare in pianura. No, persiste proprio, gli piace proprio la posizione posturale della tettoia della segheria. Ecco, io speravo di riuscire a sfuggire alla sua simpatica e gorgogliante gioia. Dai, fammi vedere che ti metti d'impegno a prendertela con me e mi atterro in un posto che non è un tetto. Dai, non è un drago collaborativo, non è un drago collaborativo, l'abbiamo capita. Oh, grazie, ti ci voleva, eh. Là, non sto a tirar magie perché tanto è già bello che è andato. Là. E anche questo preso.
frecce, oro, ossa di drago e scaglie di drago. Perfetto. Droppano poche scaglie ultimamente i draghetti, eh? Sono diventati un po' tirchiorci e spilorchi. E quindi... vabbè, usa mola, perché no? È un bel momento per usare la mola. Perfetto, grandissimo. Questo ha qualcosa da dirci? Le mie capacità qui sono molto utili. Ah. Sono forze potenti, non farti sopraffare. Grazie. Per un pelicchio... Sì! Yeah! Fantastico, adoro. Vediamo un po'. Magica, salute e vigore. Direi che possiamo puntare ancora su salute. A questo punto la tiriamo a 400 e facciamo gli esosi. Perché abbiamo visto che un pochino in difficoltà siamo con le pozioni e via dicendo. Quindi ciccio secchio. Ma allora, abbiamo detto che quello che ci interessa... Porca miseria, forgiatura che siamo a 40 perché non ho ancora sbloccato una secchia. Puoi migliorare armi e armature magiche. No, richiede 60, ti odio. Allora, possiamo creare cose elfiche. Perfetto, quindi adesso... L'ho visto con i miei occhi. Sì. Perfetto. Draghi che incendiano i cieli, vampiri che attaccano la gente. Porta male parlare di quel luogo. Va bene, Non dirmi niente. Ecco, anche quella è una bella missione interessante, ve lo dico subito, ragazzuoli. Una bella missione interessante, ricordo di questa casa misteriosa, come ricordo anche quella del museo della mitica Alba. Ci sono... Ma sto camminando sulle acque o sono proprio basse? No, sono proprio basse, c'è il fondale. No, perché sennò per un attimo mi sarei spacciato per il Gesù dei Pony, tipo. Allora, direi che potrei andare a sbirciare gioiosamente le chiappe di questa. Eri quella che... Però sei davvero affascinante. Grazie. Mi dispiacerebbe trascorrere un po' di tempo con te. Va bene. Tanto adesso chiudo il video e... Davvero? Ma che bello. Sì. È una fortuna avere un uomo così devoto. Mm-hmm. Va bene, allora. Io non so se Alva era sposabile, però mi sono appena pentito di essermi sposato Camilla. La gente lavora duro, senza mai concedersi... Anch'io lavoro duro, Ciccia. Vabbè, basta. Peccato, ma non potrà... Che se no caschiamo un po' nel ridondante. Allora, mappa. Però la mappa ci segnala Nasir. Quindi facciamo una cosa, così concludiamo tutto insieme. Questo lo leviamo momentaneamente, perché tanto poi metteremo la incorporeremo. La mappa ci impone di trasferirci dove. Non vedo l'indicatore. Eccolo lì. Qualcosa che conosciamo già. Sì, la segheria mezzaluna. Vi ricordavate che vi avevo parlato di questa cosa? Perfetto. Vi avevo parlato quando l'avevamo trovata, che c'era una missione di qualcosa che saremmo andati a sbrigare lì. Ecco, lo faremo nel prossimo gioiosissimo episodio. Quindi sedetevi lì buoni e aspettate che il video arriva, prima o poi arriva. Ciao ciao. Aia. Ciao ciao, un'ostrega. Porca miseria. Cagnaccio del cacchio. Bei momenti. Attenzione con quelle fiamme. Stanno tornando i vampiri. Va bene, dicevamo, Luciadores, attacco sorpresa. Sono bei momenti, tante belle sorprese. Al prossimo video, se ci arrivo vivo a sto punto. Ciao ciao.